Buona giornata a tutti, benvenuti sulla Envy News. Oggi mi voglio concentrare su ciò che sta accadendo in Sardegna, in particolare in quattro comuni della provincia di Nuoro, dove si sta assistendo a questa ondata, una vera e propria onda, di invasione di cavallette. Sono cosiddette cavallette crociate perché sulle elitre, che sono le ali più esterne delle cavallette, ci sono due segni che si incrociano a X, quindi che ricordano appunto una croce, o anche detta locusta del Marocco. Il nome scientifico è Dociostaurus maroccanus, del Marocco, perché l'origine, la provenienza principale di questa locusta è appunto il Marocco, ma in realtà è molto diffusa un po' in tutto il bacino mediterraneo e si spinge fino all'Eritrea, l'Etiopia, l'Egitto. È una cavalletta il cui adulto non è particolarmente grande, quindi non è la locusta migratoria, per capirci, che invece è la locusta della famosa piaga dell'Egitto, anche se in realtà ci sono indicazioni diverse rispetto all'invasione descritta dai testi biblici. E ciao Marcus. E questa cavalletta, appunto, che arriva dalla Sardegna, che è arrivata in Sardegna, tende a una biologia, fa sì che vengano ovi deposte in terreni abbastanza compatti, tendenzialmente incolti o in pascoli sovrasfruttati, e l'ovideposizione avviene dentro delle ooteche, dentro dei piccoli nidi all'interno di questi terreni, e ogni adulto mette due o tre ooteche, ogni femmina con il proprio ovidepositore, fino a una trentina di uova per femmina. I giovani, le neanidi, sfarfallano verso il mese di aprile, se ricordo bene, e proprio in questo periodo si hanno gli adulti che volano. Sono gregari, quindi volano insieme, arrivano a volare anche a 15 km all'ora, quindi un buon volo. Fanno dei fronti comuni, fronti che possono arrivare a decine, centinaia di migliaia di adulti che volano insieme, arrivano a percorrere anche 50-70 km al giorno, e dove passano brucano tutto, mangiano tutto. D'altronde il nome locusta vuol dire dal latino, io non ho studiato latino, ma locus, quindi luogo arido, luogo secco, un luogo bruciato, quindi dove la locusta passa non lascia più nulla. Questa è un po' la descrizione molto rapida di cosa sta avvenendo in Sardegna. Sono stati, stando ai dati che ho reperito in rete, devastati 2000 ettari in questi quattro comuni del Nuorese, quindi ovviamente su questi terreni tutte le coltivazioni, tutto ciò che era presente è stato depredato. Quindi sicuramente chi abita in quelle zone ha subito dei danni, in particolare in agricoltura, molto alti. Poi entrano anche in casa, non sono assolutamente pericolose per l'uomo, ma certamente il fastidio, oltre ai danni all'agricoltura, è molto alto. Detto questo, però, vorrei riportare l'informazione ad una dimensione la più corretta possibile, perché ho letto soprattutto sui social una descrizione drammatica di questo evento. Intanto non è il primo e non sarà l'ultimo, ma si registrano invasioni periodiche ogni 10, 15 o 20 anni a seconda del luogo, e quindi è una cosa naturale abbastanza frequente. Nella stessa Sardegna in letteratura si registrano invasioni nel 1919, nel 25,
non le ricordo tutta memoria, nel 45, nel 46, nel 54, eccetera. Anzi, c'è da dire il contrario, recentemente sono molto meno le invasioni. Perché? Perché i terreni sono sempre stati più coltivati e più trattati chimicamente. Il fatto che ci siano dei terreni abbandonati, sono proprio i terreni incolti e abbandonati che facilitano la propagazione, perché le uova vengono deposte e in terreni appunto incolti e compatti. Tant'è che la lotta biologica più facile è quella che viene consigliata adesso, dove sta avvenendo l'invasione, di poi arare in modo che le uova vengano portate in superficie e possano seccare, in modo da uccidere appunto la prossima generazione. Per quest'anno purtroppo c'è poco da fare. E quindi dicevo, è una cosa abbastanza frequente, è già avvenuta e soprattutto è venuta con dimensioni molto più grandi, avviene per dimensioni molto più grandi. Si registrano danni a centinaia di migliaia di ettari, qui stiamo parlando di circa 2000 ettari, e tanto ovviamente, ripeto, da fastidio a chi è attaccato ci mancherebbe, da grossi danni, ma vorrei riportarla al fatto che non è una questione legata ai cambiamenti climatici, ma piuttosto alla diffusione degli incolti e a dei pascoli sovrasfruttati, e dall'altra invece ma c'è un po' di battibecco, ma dall'altro invece